Ciao ragazzi, buongiorno! Nel video di oggi un video super richiestissimo e oggi andiamo a parlare di mani e di unghie. È un argomento di cui mi avete sempre fatto mille domande, ma a cui non ho mai risposto con un video completo e quindi oggi finalmente andiamo a realizzare questo video dedicato completamente a mani e unghie. Nello specifico andiamo a vedere quali sono i passaggi e i trattamenti che io utilizzo, insomma, per avere sempre mani morbide, curate, idratate e unghie forti. Prima di iniziare con i video e con tutti i consigli, però vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Il primo consiglio che mi sento di darvi e che per me è il più importante in assoluto è quello di utilizzare il più possibile prodotti naturali, sia per le mani che per le unghie. Trovare prodotti naturali per le mani è anche abbastanza semplice, per le unghie, soprattutto se parliamo di smalti, non credo che esista uno smalto che sia al 100% naturale, appunto perché essendo uno smalto credo che sia impossibile appunto realizzarne uno completamente naturale. Ci sono però in vendita smalti senza troppi ingredienti dannosi, come possono essere per esempio Zoya, Essie o anche Benecos se cercate qualcosa di più economico. Se non siete molto abili con lo smalto o se avete le unghie corte e le vorreste più lunghe o se non avete tempo per applicare lo smalto, potete ricorrere ad un'alternativa che è quella che sto utilizzando io in questo momento e sono queste unghie qui. Queste unghie qui si trovano nel sito di glamourmade.com, vi lascio il link qui ma anche giù nell'info box, dove potrete trovare numerose tipologie di unghie di diverse lunghezze, di diverse forme, con diversi tipi di decorazioni, ma anche al naturale. La particolarità di queste unghie qui, che a me è piaciuta tantissimo, sono il fatto che sono unghie a pressione. Di conseguenza sono molto facili da applicare, molto veloci e non utilizzano la colla per le unghie e quindi non le rovina. Io però vorrei mostrarvele più da vicino in modo da mostrarvi che cosa potete trovare nel sito ed eventualmente insomma potete andare a curiosare appunto voi. In più per voi ho anche un codice sconto che è Selena15, ve lo lascio qui ma lo trovate anche giù nell'info box. Dunque, all'interno del sito ci sono appunto questi kit che sono completi. Il primo kit che vi mostro è questo, ok? Ci sono tutte le unghie girate, comunque sono le unghie che sto indossando e hanno questa forma squadrata con una base bianca decorate con queste stelline nere. Sono unghie che secondo me vanno bene tutto l'anno. Un altro kit è questo qui e queste qui invece hanno forma ovale, hanno la base verde, tranne queste che hanno la base bianca e una decorazione con un ramo di foglie arancioni. Queste anche hanno una forma squadrata come quelle che sto indossando ora, hanno la base gialla oppure la base bianca con i fiori decorate, queste qua le ho pensate ottime per la primavera. Questo kit ha le unghie decisamente più lunghe rispetto alle altre che avete visto, hanno questo colore molto bello che secondo me sta bene per tutto l'anno e la particolarità di queste unghie è che sono termiche, di conseguenza cambia il colore dello smalto con il calore delle mani. Ultimo kit, questo qui è super invernale, questo qua è quello con la misura più corta, ha la forma anche questa abbastanza squadrata e queste hanno la base azzurro chiaro, blu scuro e bianco con queste decorazioni invernali, appunto sono degli alberi di pino e dei fiocchi di neve. All'interno di ogni kit troviamo ovviamente il set con tutte le unghie di diverse misure in modo da riuscire a trovare quella più adatta alla forma delle nostre dita. Una salviettina a base alcolica per pulire e preparare l'unghia prima dell'applicazione, una limetta per le unghie e un bastoncino per le cuticole. Ed infine ovviamente si trovano questi stick di colla che servono appunto per l'applicazione delle unghie. Sembrano un po' tipo di silicone, però in realtà appunto è colla.
L'applicazione delle unghie è davvero molto molto semplice, si incomincia andando ovviamente a limare l'unghia e a rimuovere le cuticole, dopodiché si passa la salviettina a base alcolica per togliere ogni tipo di sporcizia e preparare l'unghia all'applicazione in modo che durino, e si vanno a scegliere le unghie delle dimensioni più giuste per le nostre dita. Infine, proprio come le unghie, si scelgono anche i tabs adesivi della misura adatta, si vanno a prelevare attraverso la linguetta, che serve appunto per non toccare la colla con le mani. Si va ad applicare sull'unghia, si rimuove la linguetta ed infine si va a applicare sopra anche l'unghia. Si tiene premuto per 15 secondi e dopodiché si può passare all'unghia successiva, e in 5 minuti avete delle unghie bellissime, lunghe, nel caso le abbiate corte come le mie in questo periodo, che sono terribili. Queste unghie le adoro perché risparmio tempo. In 2 minuti e mezzo ho praticamente applicato lo smalto e fatto crescere le unghie, diciamo così. Non devo aspettare il tempo di asciugatura dello smalto e tantomeno non rischio di rovinarlo subito dopo averlo applicato. La durata delle unghie è davvero buona. Non avrei mai creduto che delle unghie a pressione avessero una durata di questo tipo, quindi sono rimasta davvero molto molto colpita. Cosa più importante, non è necessario, come vi dicevo prima, utilizzare le goccine di colla, perché va utilizzato appunto questo adesivo qui, che non va a rovinare le unghie in nessun modo. E inoltre si possono applicare anche più e più volte, perché ci sono all'interno 24 unghie e 48 tabs adesivi. Tornando invece alla cura delle nostre mani e delle nostre unghie, un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di utilizzare tre oli essenziali, che sono quello di limone, quello di lavanda e quello di rosmarino. Questi sono quelli che io preferisco di più perché rinforzano le unghie, le aiutano a sbiancare se avete problemi di unghie ingiallite, e ammorbidiscono le cuticole. Per quanto riguarda i trattamenti di mani e unghie, io in genere inizio andando a rimuovere appunto lo smalto dalle unghie con un solvente che non contenga acetone, dopodiché passo a mettere a bagno le mani e le unghie. Questo è un trattamento super rilassantissimo, che però aiuta ad ammorbidire le cuticole e a preparare la pelle e le unghie per i trattamenti successivi. La ricetta che io vi consiglio di più è quella a base di lavanda e rosmarino, e io la preparo così. Riempio una terrina con dell'acqua molto molto calda, abbastanza grande da riuscire ad immergere all'interno entrambe le mani distese. Poi aggiungo un cucchiaino di succo di limone, un cucchiaino di olio d'oliva, un cucchiaino dei fiorellini secchi della lavanda, mezzo cucchiaino di foglie di rosmarino e 4 gocce di vitamina E, se ce l'avete, altrimenti fate senza. Aspetto almeno 10-15 minuti che tutto l'infuso appunto si ammorbidisca, dopodiché immergo le mani per almeno 5 minuti, anche di più se avete tempo. Una volta terminato il bagno alle mani, le vado ad asciugare molto molto bene, dopodiché passo allo scrub. Lo scrub che preferisco io è a base di miele, e trovate la ricetta già in un vecchio video che dovrebbe essere qua, e quindi oggi ve ne suggerisco un'altra. E per realizzarla, in questo caso, vi servono 5 cucchiai di zucchero, 2 cucchiaini di olio di mandorle, un cucchiaino di olio di jojoba, 4 gocce di vitamina E, sempre se ce l'avete, e poi una goccia di olio essenziale di lavanda e una goccia di olio essenziale di limone. Utilizzare lo scrub sulle mani serve appunto per eliminare la pelle morta e quindi rendere la pelle più lucida, più morbida, per prepararla ad assorbire i prodotti successivi. Vi basterà applicarlo sulle mani e strofinarlo per alcuni minuti, dopodiché vado a risciacquarlo con acqua tiepida e asciugo di nuovo molto bene le mani, e successivamente mi dedico alle cuticole. Per le cuticole anche qui ho una ricetta con cui mi sto trovando molto molto bene. Se le mani sono curate, in genere le cuticole tendono a non esserci.
e quindi preferisco applicare appunto un olio per cuticole. Io lo realizzo in questo modo qua e vado a mischiare semplicemente 3 cucchiai di olio di oliva con mezzo cucchiaino di olio di mandorle e un cucchiaino di olio di jojoba, con 4 gocce di olio essenziale di lavanda, 4 gocce di olio essenziale di rosmarino e 4 gocce di olio essenziale di limone. Al massimo si può arrivare a 12 gocce ciascuno, però io tendo ad usarne sempre un po' di meno. Ed eventualmente preferite realizzare un oleolito, dei fiori di lavanda, delle foglie di rosmarino e delle bucce di arancia, senza poi dover utilizzare appunto gli oli essenziali. E è ottima per nutrire non solo le unghie, le cuticole, ma anche tutte le mani. E questo lo utilizzo soprattutto prima di andare a letto, in modo che abbiano tutto il tempo durante la notte di penetrare all'interno delle mani, delle unghie. E basta, con questo è tutto, la mia routine finisce qui. Dopodiché vado a limare le unghie, a lucidarle con una goccina d'olio se necessario, in questo modo continuano a nutrirsi anche durante il giorno. Oppure se decido di mettere lo smalto, non metto l'olio per la lucidatura, ma passo direttamente allo smalto. Applico prima una base, poi due mani di smalto e successivamente anche un top coat. In questo modo vedo che lo smalto mi dura anche per una settimana senza rovinarsi, oppure appunto utilizzo queste unghie che mi risolvono un sacco di problemi. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di guardare giù nell'info box il sito di glamourmade.com. Fatemi sapere se avete altre domande o altri consigli da suggerirmi per quanto riguarda questo argomento qua. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!